Buonasera a tutti, è il giorno giusto per celebrare in digitale un'altra festa per quel gran genio del nostro amico. Quel gran genio del mio amico è il format inventato dall'Associazione degli Amici di Edmondo Berselli, capitanata ad Amazia, per ricordare Edmondo. Noi amici di Edmondo abbiamo il dovere di ricordarlo ogni anno, di ricordarlo ogni giorno e di rendere il suo lavoro un laboratorio di idee vivo e utile per continuare a vivere. Quest'anno è un anno particolare perché è l'anniversario dei 10 anni della morte di Edmondo e che sia un anniversario particolare lo dimostra il contesto che stiamo vivendo. Però io credo che questo contesto digitale, esclusivamente digitale, perché non possiamo fare altro, sia adattissimo a Edmondo, perché Edmondo era avanti moltissimo e quindi anche se lui ha solo acchiappato l'inizio della rivoluzione digitale, ci sarebbe dentro e sarebbe in grado di guidarci anche dentro questa rivoluzione. Oggi è una vera maratona, Berselli, perché è appena finita una diretta sui siti, sulle pagine Facebook di Libri Mondadori e di Decameron, Una storia ci salverà, e del Dondolo con un montaggio, una specie di vero documentario in cui tantissimi amici di Edmondo hanno voluto partecipare a questa festa. Adesso continuiamo con una diretta e giustamente ce la battezza l'assessore alla cultura di Modena, Andrea Bartolomasi. Grazie Beppe, grazie a tutti gli ospiti che oggi hanno deciso insieme a noi, a partire da Marzia, alla quale mando un grande abbraccio, di dare avvio, anche se in forma diversa, in forma digitale, a un ricordo doveroso e dovuto della città nei confronti di una delle sue menti più brillanti. In una modalità diversa, in una ricorrenza importante, come diceva Beppe, del decennale, ma come dicevo prima, in una modalità diversa perché siamo lontani, fisicamente, ma penso sia compito, è uno dei compiti precipui del comparto culturale, diciamo, chiamiamolo così, far sì che questa distanza fisica non sia, una distanza sociale. E mi fa particolarmente piacere battezzare e fare un pezzettino, anche io un miglio di questa maratona, portando i saluti dell'amministrazione a una chiacchierata a più voci e ai momenti che si seguiranno, grazie al supporto fondamentale di ERTE, con le letture di alcuni dei lavori più importanti di Edmondo Berselli. È sicuramente una situazione mai vista, è una prima volta anche per noi, ma proprio perché, come vi dicevo prima, crediamo e credo fermamente che con la cultura si possa provare in qualche modo a colmare quel gap, di distanza fisica, che tocca tutti noi per evitare di correre il rischio che questa distanza diventi una distanza sociale, isolandoci e inaridendoci ancora di più. Abbiamo voluto fortemente questa giornata. Quindi davvero grazie all'Associazione Amici di Edmondo Berselli, grazie agli ospiti che si susseguiranno in questa vera e propria maratona, e lasciatemi concludere con un tratto personale, perché nell'approccio e nella modalità che sto provando a darmi come assessore, diciamo che il pensiero di Edmondo Berselli mi guida molto, in particolar modo nella capacità di tenere insieme l'alto e il basso, a volte senza neanche capire fino a che punto si sta innalzando il basso o abbassando l'alto, e soprattutto con la capacità di tenere insieme quel lato, se volete, più pop, inteso in maniera, in un'accezione positiva, popolare, e lato, se volete, più di ricerca, che contraddistingue il lavoro
nel settore cultura di un'amministrazione comunale. E penso che in questo mix, in questo mischiarsi ci sia la forza di questi territori e di una città come Modena, che ha fatto dei legami sociali attraverso anche la cultura, uno dei tratti fondamentali e distintivi della propria comunità e della propria vita cittadina, e soprattutto ne ha fatto uno dei momenti di riflessione e di pensiero quotidiano che rappresenta un tratto distintivo dei nostri territori. Lo dico perché mai come adesso e mai pensando a questa famigerata fase 2, fase 3 o fase 4 o quella che sarà, avremo bisogno di riconnettere i legami di comunità che sorreggono una città come Modena e un territorio come l'Emilia Romagna. Una città che è abituata ad avere, faccio sempre questo esempio, ogni 200 metri un circolo ricreativo, un locale da ballo, una polisportiva o un circolo arci. Noi ci stiamo sforzando di tenere insieme i fili che legano questa comunità anche fruendoli in maniera diversa, in maniera digitale, da remoto, dietro uno schermo. Abbiamo però bisogno di riconnettere quei fili e quella fisicità quanto prima. E il pensiero e le parole di Edmondo Berselli ci possono guidare nel orizzonte non ancora chiaro e non ancora definito che abbiamo davanti a noi. Quindi davvero grazie a tutti per l'organizzazione. È un esperimento, sono convinto che sarà particolarmente gradito e posso già lanciare l'appello al prossimo autunno, al prossimo inverno, quando ci saranno le condizioni di un ritorno a una dimensione sociale di prossimità che è caratteristica della cultura, per replicare live e non dietro lo schermo questo ricordo. Grazie ancora a tutti e buona visione. Allora, grazie all'assessore, faccio una piccolissima chiosa, mica solo i circoli culturali. Qua a Modena ogni 300 metri anche grandi biblioteche e biblioteche molto importanti. E la rete delle biblioteche è una buona metafora per riparare di Edmondo, il cui cervello e la cui cultura erano sicuramente rizomatici e funzionavano come una rete. Per questo dicevo, lui sarebbe una grande guida anche dentro la rivoluzione digitale, da cui comunque non torneremo indietro. E proprio perché siamo in digitale, una cosa importante è che condividete questa cosa, perché più condividete, più alziamo i numeri dell'ascolto e più la rete gira. Ed Edmondo era veramente una rete i cui contatti e i cui amici erano nodi che si sviluppavano poi autonomamente. Questa era una delle grandi caratteristiche di Edmondo. Io adesso voglio salutare Marzia Barbieri Berselli. Buongiorno a Ciao tutti. Marzia. Allora, tu sei la madrina, ovviamente, di Cabaret Italia, Cabaret Berselli. Non puoi che essere la madrina di questa, che anche se è un anniversario triste, anche se siamo chiusi tutti dentro le nostre casette, comunque speriamo che sia una festa, perché Edmondo era un uomo molto divertente e un uomo molto allegro. Noi abbiamo assieme lavorato parecchio per far uscire questo libro, che raccoglie il meglio dei pezzi e del percorso giornalistico di Edmondo. Però la grande figata di questo libro è che ci sono anche 5 inediti, come c'è scritto qua sotto. Ci dici dove li hai trovati e come li hai trovati? Beh, guarda, prima di dirvelo, lasciatemi ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Giancarlo Muzzarelli, l'assessore che ha appena parlato, perché hanno voluto ricordare il mondo in questa maniera digitale, appunto, perché la situazione che stiamo vivendo non ci consente di fare quello che avevamo pensato, ma ci rifaremo prossimamente.
Grazie agli amici che tutte le volte che li chiamiamo a raccolta rispondono subito con velocità incredibile, con grande affetto, e grazie anche a te Beppe, perché in questo ultimo frangente abbiamo lavorato gomito a gomito e tu sei stato un supporto eccezionale proprio per arrivare a quello che stiamo facendo ora, al libro che hai appena fatto vedere. Gli inediti, dunque, premetto che Edmondo, da quando io lo conosco, ha sempre scritto, quindi la quantità di materiali che ci sono è tanta. Aveva una qualità anche incredibile, perché da quando ha cominciato a usare gli strumenti digitali, cioè il computer, lui archiviava e aveva archiviato tutto. Quindi io, guardando, navigando tra le sue cose, ho trovato delle cose che non sono state pubblicate, delle cose che non capivo dove dovevano andare. E quindi mi sono imbattuta, per esempio, in quel testo che è diventato il primo pezzo inserito nel primo capitolo di Cabaret Italia, che è stato intitolato Autobiografia, che era una riflessione continua fatta per punti di quella che era la professione del mondo, cioè come lui la attendeva, come la svolgeva, cosa ne pensava, qual era il suo modo di avvicinarsi, come si era avvicinato prima al mondo dell'editoria, poi dei giornali, eccetera. E sono rimasta molto colpita, perché leggendola ho avuto una forte impressione, come di ascoltarlo, di sentirlo parlare, perché era quello che a volte in maniera informale si diceva, si parlava, quando lui esprimeva pareri sulla sua professione. Per cui mi sembrava bello farlo uscire e soprattutto mettere a disposizione, perché è un po' anche un testo dove per la prima volta il mondo parla in prima persona. Lui non è che scrivesse in prima persona, che parlasse di sé, era molto riservato da questo punto di vista. Qui invece si racconta direttamente, dice cosa fa, quando, come fa a costruire un pezzo, cosa ne pensa del mondo del giornalismo, insomma. Quindi questo mi sembrava una bella cosa da raccontare. Poi le altre cose sono uscite così in maniera un po' strana, sempre dal suo archivio. A un certo punto mi imbatto in questa cosa molto divertente, molto ironica, che si intitola Più poveri, i poveri. E la leggo e rimango stupita e divertita, confesso che ho fatto anche qualche bella risata, e mi sono ricordata che quel testo aveva un obiettivo che poi non è andato a buon fine, come tante volte succede. Era un testo che era stato scritto per Paolo Rossi. Poi, perché la cosa non sia andata in botto, cosa è successo, sinceramente non lo so, ma il testo era così bello che, allora, sentendo anche Beppe, Beppe guarda, ma sta cosa qui mettiamola, e quindi è finito nella prima parte degli inediti. Altro pezzo molto bello è quello delle miglia dei motori, ma anche quello io non so bene per chi fosse destinato, me lo sono trovato in una cartellina dentro l'archivio di Il Mondo, e come sempre leggendolo veniva fuori il senso di questa terra, questa terra che è impregnata dell'olio e dell'odore di benzina, cioè come lui sapeva raccontare queste cose, insomma, in maniera efficace e in maniera sorprendente. Per cui anche questa è finita, cioè è una raccolta abbastanza eterogenea. James Bond a Campo Galliano è un'altra storia, quasi un racconto che può far pensare che il mondo poteva anche decidersi di scrivere dei romanzi, non lo so, questo forse sarebbe successo, non lo so. Io l'ho auspicato tanto. Lo so. Ho cercato spesso di mettergli quella pulce nell'orecchio, perché secondo me Edmondo aveva anche canna del grande narratore. Molto probabilmente ci sarebbe forse arrivato, e ci sarebbe arrivato anche con grande capacità e con successo. Però la curiosità, cioè era solo di Edmondo la curiosità di pensare di far arrivare James Bond a Campo Galliano, era una cosa, e quindi anche quello, insomma, mi sembrava, sono tutte cose diverse, però che danno l'idea
della sua poliedricità, della sua ecletticità. Quindi credo che sia bello e importante metterle a disposizione. Ecco, questa è un po' la... E poi, diciamo che tra gli inediti, adesso abbiamo messo questo in questo libro che è uscito molto bene, insomma è stato un lavoro anche abbastanza complesso, perché come dicevo il mondo ha scritto tantissimo, cioè io mi sono andata, me ne sono resa conto quando mi sono arrivati i file da Repubblica, dall'Espresso, con tutto l'elenco completo di quello che aveva scritto. Beh, allora me li sono anche annotati. Dunque, il mondo è andato all'Espresso nel 2000, il primo pezzo è uscito nel febbraio del 2000. Dal 2000 al 2011, all'aprile del 2011, perché lui ha scritto fino a una settimana prima di andarsene, ha fatto 787 pezzi per l'Espresso e a Repubblica, ha cominciato a scrivere nel novembre del 2003, ne ha scritte 719. Cioè, fatti la somma, sono più di 1500 pezzi. E fare la selezione è risultato un po' complicato, perché sono tanti, perché sono quasi tutti sono belli, e quindi si è trattato di scegliere quelli che avessero un senso e di tenuta nel tempo, insomma, però non li abbiamo messi tutti, ce ne sarebbero ancora. Questo per quanto riguarda gli articoli di Repubblica Espresso. Poi ci sono altre cose belle, ho trovato per esempio una cosa, anche quella molto curiosa, su cui con Beppe molto probabilmente lavoreremo, che è una chiacchierata lunghissima fatta a Rovereto con Alberto Arbasino in occasione della presentazione del libro di Arbasino, L'ingegnere in blu, che parlava di Gadda. È una chiacchierata strepitosa, un dibattito continuo tra il mondo e il massimo degli scrittori italiani, dove escono degli episodi spassosissimi sulla letteratura italiana, su Gadda, sui tic degli scrittori. Cioè, è veramente una cosa divertente e interessante. Cercheremo di far uscire anche questa. Poi, insomma, più riusciamo a far emergere quello che il mondo, io non riesco a dire stato, ma quello che il mondo è, secondo me è utile, perché continua a dirci qualcosa di interessante. Grazie Marzia, hai spoilerato anche quale sarà, almeno nella nostra testa, il prossimo libro di Edmondo. Lasciamo con l'obiettivo, va bene? Va bene, grazie Marzia, grazie. Allora, qui oggi abbiamo chiamato per ricordare Edmondo alcuni ospiti, ve li presento. Allora, Alberto Melloni, ciao Alberto. Alberto Melloni è uno storico, insegna all'Università di Modena e Reggio Emilia, dirige la fondazione, dirige o sei presidente? No, faccio il segretario, noi ci ha fondato il Democristiano. Sì, ci ha fondato il Democristiano, dunque chi fa la figlia si chiama segretario. Della Fondazione degli Studi Religiosi di Bologna, dove tra l'altro a proposito di biblioteche, credo se non erro che sia conservata la biblioteca di Dossetti, no? E poi c'è con noi un altro professore, Alberto Bertoni. Buongiorno. Ciao Alberto. Ciao. Da uno storico passiamo ad un italianista, così possiamo vagliare tutti gli aspetti del lavoro di Edmondo, entrambi grandi amici di Edmondo. Poi non ci potevamo fare mancare un artista di grande valore come Vainer Vaccari. Ciao Vainer. Ciao, buongiorno. E Vainer Vaccari, oltre ad essere un artista bravissimo, è anche un artista che, oltre ad essere amico di Edmondo, l'ha ritratto qualche volta, quindi è particolarmente interessante da questo punto di vista. Poi io volevo un giornalista molto bravo, molto giovane e già importante, che non avesse mai incontrato Edmondo. Tommaso, ci sei? Ci sono, ciao Beppe, ciao a tutti. Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, lo vedete spesso, lo sentite in radio, lo vedete in televisione, è un giovane giornalista molto bravo che voglio che testimoni che il laboratorio Berselli è un laboratorio di idee
aperto, insomma, quindi Tommaso non ha mai incontrato Edmondo, ma lo ha letto tutto, no, lo conosce bene e quindi è uno che può testimoniare dal punto di vista del suo lavoro giornalistico come questo lavoro ha seminato, fermentato e continua a produrre idee. Ecco, vi ho presentato tutti gli ospiti, adesso io faremo il gioco adesso di una domanda per uno, poi mi piacerebbe anche che chiacchierassimo tutti assieme. Voglio partire da Alberto Melloni e chiedergli, tu che sei stato un vero amico di Edmondo e l'hai conosciuto bene, che cos'era l'amicizia per Edmondo? Ma come anche detto in quelle cose che hai raccolto per quel documentario che adesso è su Facebook, sul sito della Mondadori Libri, l'amicizia era un tratto molto forte in Edmondo, perché era un uomo, l'ha detto anche qualcun altro in quelle testimonianze, che non faceva mai sentire nessuno inferiore o sproporzionato a quello che era la sua capacità di scrittura, la sua capacità di lettura, di analisi delle cose, e credo che sia anche una chiave della sua permanenza all'interno delle letture dell'Italia di oggi, perché è una scrittura la sua che si offre appunto amichevolmente a chi la legge. L'amicizia mia con Edmondo, riprendendo appunto il filo anche dei racconti personali, è stata un'amicizia nata in maniera molto professionale su cose molto difficili. Alla fine degli anni 80 Pino Alberigo incominciò a pensare di pubblicare una storia del Concilio Vaticano II, che allora non c'era da nessuna parte, di farle in 5 volumi secondo quello che era il modello di agile lettura che usa nel nostro mestiere, di pubblicarla in sono state poi 8 lingue alla fine, e incominciamo a cercare un editore. Provammo a parlarne con Vito Laterza, che però ebbe paura di un'opera così grande, così complessa, e oggettivamente per quell'epoca era con anche un aspetto di controversia ecclesiastica che era facile prevedere ed immaginare. E poi approdammo al Mulino, dove Giovanni Evangelisti era disponibile ma non tantissimo sulla cosa, dove fu Edmondo a convincerlo per un'opera appunto che era onestamente sideralmente distante da quello che è il Berselli che conosciamo noi oggi e che ricordiamo anche qui, il Berselli diciamo giornalista in modo particolare. E abbiamo incominciato a lavorare insieme a questa opera facendo il lavoro di backstage di un'opera di questo genere, e quindi vedendoci molto frequentemente, molto spesso, e vedendoci anche in un'occasione un po' singolare, perché alla fine, quando il primo volume uscì per una serie di circostanze, lo portammo in omaggio a Giovanni Paolo II. Il mondo venne con noi a Roma il giorno prima dell'udienza da Giovanni Paolo II, ma era venuto in jeans perché non credeva che avremmo mai avuto un'udienza dal Papa. Poi, quando il pomeriggio arrivarono i biglietti, ci fu l'affannosa corsa a un calzone grigio, di cui è fatto l'orlo con le spille da baglia, per andare all'udienza. Quindi abbiamo ancora la foto di quell'udienza dal Papa, con il mondo con i calzoni che si vede che non ha proprio una piega perfettissima. Da quello abbiamo continuato a relazionarci su tante cose che sono state cose appunto molto specifiche di quello che è stato il mio lavoro e che è il mio lavoro. Io ho sempre trovato nella sua amicizia una cifra di grande disponibilità che riusciva a rendere plausibile anche avventure intellettuali, ricerche intellettuali molto raffinate, molto fini, molto acute, e poi quella grande capacità di discussione che tutti quanti abbiamo conosciuto in lui e che anche oggi chi legge le sue pagine ritrova, cioè la capacità di riuscire non ad adottare la cifra del semplicismo che è fin troppo diffusa e vediamo oggi quanti danni ha prodotto, ma riuscire a trovare la cifra del graffio critico.
che con una sola zampata fa scoppiare il pallone gonfiato e incide la superficie del metallo. Grazie Alberto, mi dici solo, e questo sarà il secondo giro, la domanda che ti farò nel secondo giro, però ci anticipi il titolo, qual è il libro tra i libri di Edmondo che ti sia più caro? Oh, l'opera ovvia perché ci sono tutti. È una buona risposta. Io adesso chiamo in causa Tommaso Labate, passando appunto da un amico di antica conoscenza ad uno che Edmondo non l'ha mai incrociato, e però l'ha letto. E, che cosa ti ha insegnato a leggere Berselli, Tommaso? Allora, mi ha insegnato a leggere Berselli due cose, che non esiste, non è mai esistito un Berselli dopo Berselli, cioè il gigantesco casting per il nuovo Berselli, che ovviamente è una cosa che va in scena tutte le volte che un grande scompare dalla scena, ogni volta che si ritira, quando si ritira Maradona c'è la caccia al nuovo Maradona, quando si è ritirato Ronaldo c'è la caccia al nuovo Ronaldo, e lo stesso quando purtroppo Berselli è stato scomparso, non c'è stato un nuovo Berselli, quindi è un fenomeno pressoché inimitabile, e per quanto uguale a se stesso, lo dicevo nel video che abbiamo fatto per Mondadori, con una cifra stilistica tutt'altro che irraggiungibile, Edmondo Berselli racconta, e questo secondo me è il pregio che lo fa amare di più, l'Italia ai tempi dell'isolamento, della quarantena, del coronavirus, anche se lui non ha avuto la fortuna di vederlo perché è scomparso da 10 anni. E, vedi Beppe, a me la cosa che sorprende, avendo a che fare con direttori, capi redattori per quanto riguarda il giornale o i giornali in cui ho lavorato, e soprattutto con tanta gente che magari si occupa di televisione, di radio e di libri, fa sempre un certo effetto nel momento in cui uno ti si presenta dicendoti che bisogna fare l'alto col basso. Ormai è praticamente una formula di uso comune molto scontata come quelli che magari nel suggerirti la giusta ricetta della carbonara ti sottolineano che bisogna metterci il guanciale e non la pancetta, sottolineatura ormai inutile, nel senso che ormai lo sanno tutti. Ecco, tutti quelli che dicono di voler fondere in qualsiasi prodotto della creazione dell'intelletto, sia esso un giornale, una trasmissione radiofonica, televisiva, un libro, un blog, un post su Facebook, partono con questo obiettivo di dire che bisogna fondere l'alto col basso, salvo non riuscirci mai, perché hanno la testa impigliata in lacci e lacciuoli di pregiudizi e di preconcetti che gli impediscono di arrivare alla realizzazione di un prodotto finito, che è il prodotto che, senza annunciarlo, realizzava Edmondo Berselli. Tu hai citato la cifra giornalistica, mi hai citato, e ti ringrazio come giovane giornalista, anche se, diciamo, facendo un po' i conti, avendo cominciato molto presto, io sto, diciamo, tra le scatole ormai da qualche anno. E ricordo che il primo mio anno di stage in un giornale che non c'è più, che si chiamava Il Riformista, io ero già un avido lettore di Edmondo Berselli, perché sono, come dire, stato aduso alla lettura dei giornali molto di più di quanto per esempio da bambino non guardassi i cartoni animati, era proprio il 2003, l'anno del mio stage, l'anno in cui è iniziata questa carriera, che ormai, nonostante io ancora possa a vario titolo essere considerato un giovane, anche se forse non lo so neanche più. Quanti anni hai, Tommaso? Ho appena fatto 40 anni, ma ho iniziato presto. No, stai in Italia, appunto, 40 anni giornalista. Appunto. Il 2003, Beppe, era l'anno in cui usciva Post Italiani, ed è un libro che io comprai appena uscito dalla redazione del Riformista in uno dei miei primi giorni da giornalista della mia nuova vita. La lettura di Post Italiani è una delle cose che mi ha accompagnato tantissimi anni dopo, 16 anni dopo, quando mi sono trovato io a dover scrivere un saggio. Ma una cosa nella mente mi ritornava in continuazione, e sono tutti ingredienti che ritrovi in tutti i pezzi che tu e Marzia avete selezionato per Cabaret d'Italia, è quella cifra stilistica di un racconto ampio che partiva da un dettaglio trascurabile per raccontarti una grande storia, ex particularibus ab universalia, come diceva sempre in continuazione il mio professore di filosofia. E pensavo, ed è una cosa che a me è una delle cose che mi fa più ridere
della cosa, delle storie che mi hanno fatto, della storia delle cose che mi hanno fatto ridere, il racconto con cui Edmondo Berselli descriveva il fenomeno Mina, cioè praticamente una delle cose più difficili da descrivere, perché chi non ha un'idea sua su Mina, guardandolo attraverso gli occhi di Paolo Limiti e quindi di quella TV del pomeriggio della metà degli anni 90, in cui Limiti imperversava su Rai 1 riproponendo la cosa, come dire, oltre la pizza, cioè la cosa più con cui gli italiani avevano più dimestichezza, anche se non si vedeva più in giro, ed era Mina. In quelle righe che sono contenute in Post Italiani c'è tutto. Cioè il racconto di che cos'era la televisione in quel periodo, la cesura profonda che quel tipo di televisione faceva rispetto alla televisione commerciale, e da questo, allargandosi sempre di più come se noi fossimo alle prese con una matriosca affrontata al contrario, la grande crasi che c'era tra il centrosinistra e il centrodestra di Berlusconi, due modelli culturali, due storie di riferimento, due pezzi di paese l'un contro l'altro, non armati ma quasi, e il tutto con quella partendo dalla bambolina più piccola, la matriosca, che era per l'appunto Mina, una cosa che apparentemente non c'entrava con nessuno di queste delle cose che descriveva. Questa è la grandezza di Edmondo Berselli. L'altro giorno, quando mi hai chiesto il video per Mondadori, mi sono alzato la mattina pensando a che cosa, visto che avevo riletto i pezzi di raccolti in Cabaret Italia, alcuni di questi ne avevo memoria, non ovviamente degli inediti che ho riscoperto ovviamente all'inizio del libro con la prefazione di Ezio Mauro e il saluto di Marco da Milano. Mi è venuto in mente che il giornalismo di Edmondo Berselli è una specie di giornalismo totale, nel senso che è la cosa, diciamo, che è l'aspetto giornalistico di quello che per il calcio è stata l'Olanda degli anni 70, no? Il famoso calcio totale. Adesso, se tu chiedi a qualcuno, anche il più bravo dei giornalisti sportivi, di descriverti che cosa è stato il calcio totale dell'Olanda degli anni 70, quello ti scrive delle cose per cui tu non ci capisci nulla, perché è praticamente incomprensibile, ti fa capire come tutti avessero un doppio ruolo, come le zone del campo venissero tutte occupate, ma alla fine del pezzo del libro, del racconto o del post che hai letto sull'Olanda degli anni 70, non capisci nulla, devi andare a vedere la partita dell'Olanda, devi andare a vedere gli spezzoni delle immagini come giocava l'Olanda. Con Berselli succede il contrario, perché il racconto di un fenomeno acchiappato da Berselli ti consente di allargare sempre di più lo spettro fino a conoscere quello che è l'italiano medio, l'Italia, questo paese, diciamo così, in movimento ma così uguale a se stesso. E da lì mi è venuto in mente che, paradossalmente, per quanto commercialmente ovviamente più complicato, il fatto che Cabaret Italia sia uscito nel momento in cui noi siamo chiusi mi ha fatto pensare su come, al di là del fatto che non sia più nel mondo, essendo scomparso a 10 anni, in quei pezzi tu trovi la cifra di tutti i differenti tipi di italiani che ci sono in questo momento, di come approcciano, di come commentano la politica, di come vivono il paese. E questo ti dà la cifra della grandezza di uno che è molto di più di un giornalista e molto di più di uno scrittore, senza essere, e questo è il suo pregio, nell'uno e nell'altro. Senti, grazie Tommasi. Io tra l'altro credo che tu tra poco ci debba lasciare, perché non puoi ovviamente uscire, non puoi andare via, non puoi uscire di casa. No, sto lavorando, devo fare un'intervista. Va bene, quindi io direi che ti ringraziamo e ti salutiamo qui. Io ringrazio tutti voi e ringrazio te, Beppe, da un bacio immenso a Marzia per avermi messo, in questo caso veramente si parva l'ICET con tante compagni di panel. Mi dispiace perché mi lasci in mezzo dei professori, tu ed io eravamo i due veri cattari della serata. Sì. Adesso mi lasci da solo in difficoltà. Tra l'altro c'era prima Paride Rabitti, è intervenuto dicendo però una cosa che voglio che tu senta,
che ha detto che Edmondo Berselli era divertente come il Lambrusco di Modena, e quello che lui preferiva, che è lo stesso che preferisco io, e anche Alberto, anche il professor Bertoni, e credo anche Weiner Vaccari. Il Reggiano Melloni forse non è della nostra partita, che è il Lambrusco di Sorbara. Però mi sembra che questa osservazione di Paride Ravitti, che un modenese che si definisce lambruscologo, quindi vedi Modena è ricca di idee, di divertimento, insomma la metafora del Lambrusco di Sorbara è particolarmente adatta a certi aspetti della scrittura di Edmondo che tu hai messo in luce. Grazie Tommaso, un abbraccio. Grazie, vero? Grazie. Ciao, ciao, a presto. Allora, adesso tocca ad Alberto Bertoni. Ci sono già stati riferimenti alla scrittura di Edmondo, Alberto, però ci dici come scriveva e perché la qualità di questa scrittura ancora ci prende, ci affascina e ci porta via? Beh, come scriveva, lo diceva lui, viene fuori molto bene da alcune pagine di Cabaret Italia, nel fatto che il suo lavoro era quello di scrivere, e attribuiva alla scrittura una dimensione artigianale. Diceva che si può migliorare a scrivere, ci si può allenare, e credo che lui proprio abbia compiuto questa parabola, anche perché quando era al mulino, almeno fino a un certo punto della sua storia, non è che scrivesse, correggeva i testi degli altri. E ci sono dei punti in Cabaret Italia in cui proprio dice che anche quando legge, perché non gli è mai venuta meno la passione del leggere, legge per scrivere. E questo quindi qualifica fortemente la dimensione dello scrittore e anche la sua capacità di lavorare con la lingua, di essere quando vuole molto sintetico, molto rapido, ai limiti del moto di spirito, e altre volte invece l'ascendenza mulinesca si avverte nella capacità di argomentare a un livello anche teorico molto alto. E credo proprio che lui amasse tanto Arbasino e lo stile di Arbasino, proprio perché Arbasino si era dato da fare per tutta la vita, essendo snob e dandy molto più di quanto non fosse Edmondo, che non aveva mai rinunciato alla sua modenesità. E quindi un modenese sì, può essere snob e dandy, però al modo di Delfini, quindi in un modo completamente lunare e straniato, non in un modo così da eleganze di salotti romani. Ecco, Edmondo amava Arbasino proprio per questo, per questa capacità poi di mettere la sua scrittura, che era meravigliosa, gabbiana, raffinatissima, al servizio anche delle cosiddette arti minori. E questo è un fatto molto importante anche nella sua bibliografia, perché questo rapporto che lui costruisce con il calcio attraverso Il più mancino dei tiri, che è il libro pubblicato dal Mulino nel 95, che gli dà un certo tipo di notorietà sia nel mondo sportivo che nel mondo appunto degli umoristi italiani, che non è un mondo troppo ampio. Il più mancino dei tiri è una straordinaria analisi di un calcio legato all'arte del gesto perfetto, completamente al di fuori della dimensione dei campanili. Lui era, come te Beppe, uno juventino piuttosto sfegatato, ma nel più mancino dei tiri pensava a Mariolino Corso, cioè l'idolo della mia infanzia, essendo invece io un interista altrettanto sfegatato. E su questa punizione a foglia morta lui scrisse delle pagine straordinarie, non limitando la foglia morta di Corso all'ambiente calcistico, alla storia del nostro calcio, del calcio europeo, ma attribuendo a quella perfezione della forza della foglia morta spedita all'incrocio dei pali la forza di un gesto artistico, di un gesto cioè che aiutava e migliorava la percezione anche estetica e profonda del lavoro che si può fare sulla realtà quando si è molto bravi. E così in quell'altro libro straordinario che tu hai dovuto, raccontavi prima, un pochino amputare nella sintesi di Cabaret Italia, che è Canzoni, rivela un rispetto nei confronti della canzone, che è un genere sempre considerato un po' minore, un'arte minore, invece
introduce la canzone a pieno titolo nell'intelligenza della cultura contemporanea, cioè della cultura dal 68 in poi, quando, io lo ammetto tranquillamente, anche se la cosa mi ha creato dei problemi, la canzone ha assunto su di sé negli anni 70, ha preso il testimone dalla poesia scritta, che nessuno poi a un certo punto ha letto più, perché la poesia scritta aveva preso le strade impervie della sperimentazione a tutti i costi, della rottura sintattica e così via. Però attenzione, anche sulla canzone non è che a Berselli piacessero soltanto e totalmente i cantautori, cioè quelli che si sentivano poeti, che avevano, mettevano in gioco una funzione poetica molto alta nei loro testi. In realtà gli piaceva la canzone canzone, vedi l'amicizia poi intrattenuta coi Pooh, vedi il fatto che uno degli ultimi che è andato a trovarlo quando già stava male è stato, che è venuto a trovarlo, è stato Claudio Baglioni. Quindi l'idea e il rispetto anche nei confronti, ma anche il beat, Alberto, scusami, anche il beat dell'Equipe 84 di Shai Shapiro, insomma, anzi, certo. Se mai il cantautorato col Birignao stava su. Infatti, prima di accettare e di riconoscere la grandezza di Guccini, ha impiegato degli anni. Quindi, ecco, poi semplicemente volevo anche intervenire nel dibattito, così tirando fuori ancora delle cose legate al mio mestiere. Nel dibattito iniziale con Marzia, ma Beppe Marzia, il romanzo lui l'ha scritto, perché Liu è assolutamente un romanzo. Noi sappiamo bene che soprattutto poi negli anni 2000 il romanzo è diventato un genere assolutamente inclusivo, un genere molto variegato. Pensate ad esempio all'uso delle mail o degli sms nel Colibrì di Sandro Veronesi, che è uno dei romanzi migliori che sono usciti negli ultimi tempi. Scrivere la biografia morale di un cane, del proprio cane, e con quella lente vedere, interpretare la realtà circostante, amicale, ma anche poi una realtà molto più ampia che va verso il metafisico. Beh, prima ci aveva provato Bulgakov, ci avevano provato scrittori di straordinaria altezza. Ecco, quindi Liu, in fondo, che è una sorta anche di libro testamentario per certi aspetti, o in qualche modo in certe movenze proprio di danza macabra, io lo considero a pieno titolo un romanzo, e consiglierei veramente a tutti i lettori interessati alla politica o no, al calcio o no, eccetera, a leggerselo proprio come romanzo. E così devo dire, avendo letto, anche se molto a fatica, perché il libro ieri già alle 9:30 del mattino era esaurito praticamente in tutte le librerie di Modena, questo a dimostrare che nonostante il deserto che ci circonda, il nome di Edmondo è un nome che interessa ancora molti lettori, quindi immagino che verrà ristampato. Ecco, c'è quel pezzo straordinario tra i 5 inediti, anch'io mi sono buttato sugli inediti perché ero interessato a vedere cosa c'era nell'archivio di Raimondo, di Edmondo, che non fosse ancora uscito. C'è quel pezzo dei poveri, scritto, ci ha rivelato Marzia, per un monologo di Paolo Rossi che poi non si è realizzato, dove ci sono tutta una serie di elementi straordinariamente anticipatori della situazione che stiamo vivendo, perché il denaro che è portatore di germi, la presa in giro dei banchieri, economisti troppo Stroppia e Tremonti, cioè Padoa-Schioppa e Tremonti, se soltanto sostituiamo ai poveri del titolo i vecchi, vediamo che è una parabola assolutamente attuale, perché è una bellissima allegoria sulla sanità per tutti, che in realtà solo in apparenza è per tutti, e quindi la TAC, i costi misurati delle TAC, delle visite specialistiche. Beh, insomma, se non ci fossero stati i tagli contro i quali in realtà Edmondo lanciava il suo sarcasmo e il suo umorismo, forse saremmo stati tutti meglio in questo frangente. Quindi devo dire che questa qualità di scrittore che leggeva per scrivere, che non smetteva mai di scrivere,
c'è una sorta di confessione anche bellissima e completamente inedita nel libro, di quando dice: sì, riconosco che certi miei pezzi hanno avuto una eco, hanno avuto una capacità di toccare il nervo vivo riuscita, in cui mi sono detto bravo, eppure un'ora dopo ero già lì a scrivere un altro pezzo e impegnarmi a scrivere un altro pezzo nel modo migliore possibile. Ecco, questo è il lavoro dello scrittore vero. Poi non so, oggi ovviamente le distinzioni, le categorie, il giornalista, lo scrittore, il narratore, devo dire che le barriere ormai sono state completamente abbattute, quindi io, Edmondo Berselli, continuo a considerarlo uno scrittore molto importante a cavallo dei due secoli, del Novecento e del 2000. Grazie Alberto, ti rubo un momento il mestiere, perché non solo condivido e penso anch'io che Liu sia uno dei migliori romanzi della nostra epoca, ma anche Adulti con riserva è quella che oggi chiameremmo un'autofiction, se ci pensi. Quindi sì, era una specie di sì, sua romanzata autobiografia mascherata. Ecco, io adesso voglio chiamare in causa Vainer Vaccari, che guarda Edmondo dalla... Ha il microfono chiuso, Vainer. Direi che tu abbia il microfono... Ecco, adesso... Sì, sì, adesso ti sento. Ecco, Vainer, dal punto di vista, lo dicevo prima, tu gli sei stato amico e l'hai anche ritratto, e quindi magari se hai voglia anche di dire qualcosa su questo argomento oppure no, insomma, decidi tu. Ma dal punto di vista di una persona come te, che ha vissuto tutta la propria vita dentro il mondo dell'arte, che cosa c'entrava Edmondo? Perché in qualche modo però è centrato. Allora, intanto, niente, volevo dirti che l'abate mi gira la testa. Parlo di velocità, ragazzi. Perché fa tanta radio. No, allora, cosa c'entra Edmondo con l'arte? Allora, beh, in realtà a me è capitata una cosa curiosa un po' di anni fa, mi pare che fosse all'interno di un inserto di un giornale abbastanza importante, credo che fosse il Sole 24 Ore, dove c'era Angela Vettese che aveva una rubrica, forse ce l'ha ancora, dove faceva una recensione di un libricino di un filosofo, Ortega y Gasset, un grande filosofo, diciamo, spagnolo del Novecento, e che trattava il problema delle avanguardie, appunto, del Novecento. Però, sì, elogiava il pezzo, diciamo, di Ortega y Gasset, ma in particolare elogiava la prefazione, che è di una decina di pagine, di Edmondo Berselli a questo testo. E la cosa mi colpì, dico, allora a questo punto lo vado a comprare, trovare il libro, mi leggo il libro assieme alla prefazione di Edmondo, e devo dire che forse la prefazione, se non è superiore, è alla stessa altezza. Cioè mi sono trovato di fronte a un Berselli che sinceramente non mi aspettavo di incontrare, cioè nell'analizzare, diciamo così, tutta una serie di questioni legate allo specifico dell'arte, situazione complessissima, perché il Novecento e le avanguardie del Novecento, fatte di mille manifesti, no? Di mille idee, quindi diciamo una specie di labirinto all'interno del quale, cioè entrarci, insomma, ci vuole davvero una capacità, insomma, di un certo tipo. E niente, mi sono trovato appunto un Berselli davvero non solo all'altezza, ma super, direi, cioè con delle analisi, cioè traducendo intanto il filosofo, però aggiungendo anche sue analisi, e quindi usando questo linguaggio meraviglioso che poc'anzi, da un punto di vista così formale, Alberto Bertoni ci spiegava,
secondo me lui era stato baciato da qualche dio, che da qualche parte ci sarà, perché il talento che aveva, perché del talento quando si parla di Berselli non si mette mai l'accento. Io penso che è vero che lui avrà lavorato, l'avrà coltivato, l'avrà tutto quello che volete, però lui era segnato, aveva questo talento dentro che semplicemente col lavoro poi è saltato fuori, si è, diciamo così, ha preso forma. E in quel breve testo lì, che sono 10 pagine, io rimasi davvero molto colpito, un po' perché si trattava del mio settore, insomma, un settore, diciamo, quello delle arti, nei quali ormai sono immerso da anni. Quando lo vidi, gliene accennai. Allora gli dissi: senti Edmondo, ma ho letto questa prefazione, non me ne hai mica mai parlato. Questa prefazione è meravigliosa, cioè sulle problematiche del Novecento nelle arti visive, insomma, che non ne abbiamo neanche mai parlato. Insomma. Ma sì, dai, mi sono un po' informato con questo un pochino sornione, mi sono un pochino informato, dico, cazzo, tra me e informato davvero, chissà cosa avrebbe scritto. E questo fu, sì, è una cosa che continua a ronzarmi in testa, cioè in realtà ci si accorge che il mondo forse era stato molto di più di quello che noi non pensiamo, cioè a livello di latenza, proprio in quanto a talento, in quanto a queste possibilità, insomma, che solo accennate, cioè in pochi anni, cosa avrebbe potuto effettivamente fare. Poi, parentesi, allora, io ho una leggerissima critica da fargli, però, se mi permetti, se posso farlo. Certo, certo. Allora, nel libro sull'Emilia. Quel gran pezzo dell'Emilia. Ecco lì, fa questo meraviglioso excursus, no, attraverso l'Emilia, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue produzioni, meno una, è quella dell'arte e delle arti visive. Ora, io mi rendo conto che, dato che il taglio dato a quel libro lì, a modo suo, era pop, in effetti, quello che oggi, vabbè, diciamo, gli esperti definiscono pop. Quindi mi rendo conto che avrebbe fatto fatica. Aine, scusa, ti interrompo. È colpa mia che sono stato l'editor di quel libro. È veramente colpa mia che sono stato l'editor di quel libro. La critica falla a me esattamente per quello che stavi dicendo tu. No, sai perché? Sarebbe stato molto interessante, perché avrebbe gettato, capito, altra materia importante, comunque sia, perché l'Emilia ha prodotto nel campo delle arti visive insomma una quantità di personaggi, figure che no, ma anche nel cinema, pensa anche il cinema. No, io parlo per me, cioè in questo caso, perché mi riferisco solo alle arti figurative. Ecco, lì avrebbe potuto, diciamo così, impegnarsi un attimo di più, oppure avrebbe dovuto avere un suggeritore come te, che però appunto non l'hai fatto. E l'arte dentro i libri, come noto, Weider, non aiuta a vendere, però hai detto una cosa di cui ti sono molto grato, che è quella del talento. Quando con Marzia abbiamo riletto la quantità sterminata degli articoli che lei prima ha anche numerato, comprese le pagine a cui ti riferivi tu, e anche a me sono sembrate stupefacenti e straordinarie, ecco, Edmondo era uno di quegli scrittori che non ha mai scritto, non c'era nulla da togliere, nel senso, non c'è un brutto articolo di Edmondo, non c'è... È come nel tuo caso, non c'è un brutto disegno di Weiner. No, no, bisogna avere il coraggio di dirla. Certo, cioè. Ma perché trattenersi? Perché? Cioè, voglio dire, lui aveva una capacità, cioè leggerlo sembra, non so come dire, ti tira dentro e vai dentro fino a dove vuole lui. Non ti fermi mai un minuto, cioè,
Io non so, appunto, Alberto, magari da un punto di vista tecnico riuscirebbe a spiegarmi meglio, no? Che ci sarà una ragione, però effettivamente, io non ho letto moltissimo, però qualcosa l'ho letto, comincio a avere i miei anni, e scrittori che scrivono in quel modo lì, adesso non è che se ne siano tanti in giro. No, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Volevo aggiungere solo un'altra cosa, se posso. Lui aveva, ecco, invece, tornando al discorso delle arti e delle arti figurative, in questo particolare qui, in questo settore, insomma, delle arti figurative, che gli interessava molto parlare delle tecniche riproduttive, non so, ad esempio, dall'incisione, intanto mi chiedeva ma come funziona l'incisione, io cercavo di spiegarlo. Ma oppure mi diceva, ma quel tal artista là, secondo te, è capace, sarebbe capace di disegnare, cioè rendere riconoscibile, diciamo, quello che disegna, oppure non sarebbe capace, non lo so, dico. Oppure la pittura, cioè di che cosa è fatta quando sei davanti a un quadro, voglio dire, per capire come è costruita, come ha preso forma. Insomma, aveva questa incredibile curiosità in un settore dove lui effettivamente, a parte il fatto che magari si informava un attimino, poi avrebbe capito tutto, come ha fatto in quel testo di cui parlavo prima, però insomma era una persona davvero speciale. Io anzi devo ringraziare te, Beppe, perché è grazie a te che ho conosciuto il mondo e ci siamo conosciuti in via Fonte d'Abisso, in quell'enoteca della Marina, se ricordi, parecchi anni fa. E da lì poi siamo diventati amici e niente, io credo che davvero il mondo abbia dato un apporto, diciamo, abbia apportato alla, alla scrittura e alla letteratura, posso dire, degli strumenti anche nuovi, cioè un nuovo modo di scrivere, insomma, che è da studiare, da sviscerare. E quindi viva il mondo. Grazie Weiner, hai detto un'altra cosa che mi fa molto felice, non solo il fatto di, sono contento, non me lo ricordavo questo, di avertelo presentato io Edmondo, però io condividevo con Edmondo, oltre che l'amicizia, proprio un'idea transitiva dell'amicizia, per cui i miei amici sono diventati suoi amici, così come tantissimi suoi amici poi sono diventati e rimasti miei amici proprio secondo quel disegno di nodi della rete che dicevo all'inizio, ed Edmondo era veramente uno snodo importantissimo da questo punto di vista. Alberto Melloni, abbiamo gli ultimi 5-6 minuti, mi dici a conclusione rapida che intellettuale, anche se forse era una parola che non gli sarebbe piaciuta, è stato Edmondo nel panorama della cultura italiana? Beh, una figura, lo stiamo dicendo da qualche tempo in vari modi, è una figura molto singolare, una figura che credo lo dobbiamo dire con sufficiente chiarezza, senza troppa paura, che si staglia anche rispetto a quello che sono diventate poi dopo di lui delle cose abbastanza comuni. E in lui c'è un timbro molto diverso e ci sono delle cose che a me resta come una questione aperta. Ce n'è una che voglio dire perché risponde in parte alla domanda che facevi prima. E di Liu ce ne sono due, come forse alcuni di noi sanno. Ce n'è una prima versione uscita su Facebook sotto pseudonimo e in parte mandata agli amici raccolte, poi ce n'è un'altra che è quella che poi è diventata il volume più filtrata. Di quella prima io conservo un ricordo profondissimo e una... non l'ho tenuta perché ero convinto che non l'avrebbe modificata.
Poi invece quando ho visto che la seconda versione era un'altra cosa, mi è dispiaciuto non averla tenuta, perché è stato un uomo che è stato capace. Scusa, anche... Alberto, c'è un ebook però che io feci, fu il primo ebook prodotto dalla Mondadori con la lingua. Con la prima versione, quella dei post di Facebook, della prima view, c'è un ebook ancora acquistabile, ne è uscita solo la... No, no, questa allora è una cosa importante. Allora è quella, il libro che mi è più caro, perché naturalmente molti di noi hanno letto... Edmondo, ho lavorato con lui e così via, e alcuni di noi in misura infinitesimale rispetto a Marzia hanno accompagnato un ultimo tratto di vita che avrebbe stroncato un toro dal punto di vista della capacità di riuscire continuamente a utilizzare la scrittura come metodo per rielaborare quello che accadeva e riportarlo a una dimensione vivibile e critica dentro il mondo degli affetti e delle relazioni. E quella prima Liu è una parte di questo, e allora sono contento, faccio mea culpa, tanto è Sabato Santo, del non essermi mai accorto che fosse uscito in ebook. Ti farò causa per non averlo ricordato in maniera adeguata e finisco. Grazie. Allora io sul Lambrusco, che è un modenese snob di Parma. Allora, io ringrazio tutti, ringrazio i miei amici professori Alberto Bertoni, Alberto Melloni, il mio grande amico artista Rainer Vaccari, Tommaso Labate, lo ringrazio anche se n'è andata, ringrazio ovviamente, adesso compare anche Marzia, che comunque insomma è veramente, cioè è stata una compagna di lavoro Lei ha ringraziato me, io voglio ringraziare lei, perché potermi ancora occupare professionalmente di Edmondo non è lavoro ma una gioia enorme, Marzia, quindi è una cosa che... Ragazzi, grazie a voi, avete detto delle cose meravigliose, sono anche molto commossa, quindi mi metto subito di parlare e vi mando un grande abbraccio, è la dimostrazione più bella dell'amicizia, credo, e poter parlare del valore del mondo a me fa sempre piacere, voi l'avete fatto in maniera eccezionale, grazie. Ecco, io voglio citare, anche perché si è fatta viva varie volte, una lettrice pugliese molto assidua di Edmondo che si chiama Mariluna Barbera, che è una lettrice che io non ho mai incontrato se non su Facebook o nelle modalità contemporanee delle chat, che è intervenuta molte volte, conosce a menadito tutti i libri del mondo, ha fatto interventi intelligenti a seconda degli argomenti che abbiamo trattato anche oggi, quindi da qui la voglio salutare perché ci sta seguendo ed è una, credo, un insegnante pugliese. Allora Peppe, io mi sono dimenticata di ringraziare degli amici carissimi che sono nel backstage e che sono i ragazzi che mi aiutano per il portale di Edmondo, Andrea Quartarone, Angelo Ciardullo e Gabriele Maletti. Stanno lavorando dietro le quinte, mi seguono e vogliono bene Edmondo, quindi anche loro ci sono e grazie anche a loro. C'è Weiner che vuole dire un'altra cosa. Sì, perché in realtà non ho risposto del tutto alla tua domanda. Cioè, è vero, in effetti ho fatto un ritratto a graffite a Edmondo Berselli e poi ho fatto il ritratto di Liu. Di Liu, Weiner, Liu. Niente, volevo semplicemente aggiungere questa cosa qui. E in più, devo dire, ecco un'altra cosa ancora, Edmondo credo che abbia scritto per la prima volta una presentazione per una mostra, in quel caso mia, e quindi anche quella rimane. Allora, io adesso devo chiamare Simone Francia perché degli inediti di cui abbiamo... Ciao Simone. Eccomi qua, ciao a tutti. Simone Francia è un valoroso attore dell'Emilia Romagna Teatro con cui
abbiamo deciso di chiudere questa giornata leggendo due degli inediti a cui ci siamo riferiti nel corso anche della serata. Il primo si chiama Autobiografia, il secondo Le armi del comunismo. Poi ci saranno altri due appuntamenti di ERT che si è impegnata, quindi i cinque inediti proposti in questo libro saranno letti tutti dagli attori di ERT. Quindi mercoledì credo ci sarà Diana Manea che legge I poveri, il monologo, che quello era veramente un monologo scritto per un attore, quindi vedremo la prova d'attrice di Diana, e poi leggerà un testo bellissimo, che è l'unico che sono riuscito a inserire in questo libro, legato a un mondo che Edmondo conosceva benissimo, che era quello della musica e delle canzoni, che è un testo meraviglioso dedicato a De André, l'imprendibile De André. E poi ci saranno James Bond, Campogalliano ed Emilia, Terra dei motori, direi sabato 21. Sabato prossimo legge Michele Dell'Utri. Michele Dell'Utri. Allora, io prima di farti leggere, sì, intanto faccio, oltre a ringraziare anch'io tutti come d'uso, faccio un altro po' di pubblicità. Condividete non solo adesso la lettura di Simone Francia, quindi tutti a condividere, ma vi prego, amici di Berselli, berselliani ed edmondiani, andate a vedervi, perché lì permane sulla pagina Facebook di Libri Mondadori e quella del Dondolo e quella di Decameron, Una storia ci salverà, che è la pagina Facebook inventata per poter fare le presentazioni che non si possono oggi fare dal vivo, da Michela Murgia. Insomma, c'è questo montaggio di un'ora di tanti altri amici di Edmondo che parlano di Edmondo. C'è anche un saluto vocativo in diretta che Neri Marco Re ha inventato stanotte per salutare e partecipare a questa festa, a proposito di attori. Senti Simone, prima di lasciarti alla lettura di Autobiografia, che è un testo veramente magnifico che abbiamo scovato con Marzia, come si diceva, ti vorrei fare una domanda tecnica d'attore. Sì. Allora, noi siamo abituati a leggerlo, Edmondo, nei libri, ma la lettura ad alta voce di Edmondo, che cosa dice ad un attore? Beh, in realtà dice molto, dice tantissimo, perché non è la prima volta che mi capita di leggere, diciamo, ad alta voce un testo di Berselli, e la cosa veramente molto bella è che lo stile di scrittura, forse letto, non dico che renda di più, ma sicuramente aiuta molto la fruizione di testi che comunque sono molto chiari. Adesso poi ovviamente voi li conoscete, chi sentirà invece ne avrà la prova, ma proprio sono costruiti con il ritmo, le frasi, il modo di scrivere, anche sono veramente perfetti per la lettura ad alta voce. Aiutano molto, spesso noi ci troviamo a leggere dei testi che non sono prettamente teatrali e avere molta difficoltà, perché non sai mai come prenderli, da che parte prenderli. Questi in realtà sono, non essendo testi teatrali, sono molto facili da rendere in lettura. Molto facili no, però aiutano molto, insomma. Quindi adesso ci proviamo, farò una figura orribile dopo che ho detto questa cosa. No, ma figurati. Allora ricordiamo che su questo account Facebook di Città di Modena e quello dell'ERT, mercoledì ci sarà un'altra lettura e sabato un'altra lettura, sempre alle 7, no, mi pare? Sì, esatto. Alle 19, si impara alle 19, sì, adesso vorrei essere tra 19 e 18, però comunque continuiamo per tutta questa settimana claustrale e assieme santa a leggere Berselli, che Eddie appunto ci protegga pure lui. E vi ricordo ancora, perché ci sono interventi molto interessanti, di non perdervi sulla pagina Facebook di Libri Mondiali
Mondadori, del Dondolo e di Decameron, una storia, ci salverà questa specie di documentario di un'ora fatto dagli interventi di una ventina di suoi amici. Io adesso ti do la parola. Ladies and gentlemen, legge autobiografia di Edmondo Verselli, Simone Francia. Condividete, condividete, condividete. Buonasera e buona Pasqua a tutti. Autobiografia. Non ho mai deciso di diventare giornalista. A un certo punto della mia vita ho deciso che avrei lavorato con la carta stampata. Non importa che si trattasse di giornali o libri. Finito il servizio militare, mio padre mi portò da Guglielmo Zucconi, che era un giornalista modenese piuttosto noto e a quel tempo senatore indipendente della DC locale. Zucconi fece tutto il possibile per scoraggiarmi e mi smammò via piuttosto alla svelta. Da vecchio democristiano, mio padre ci rimase piuttosto male. Più pragmatica, mia madre smise di votare lo scudo crociato. Io decisi che avrei dedicato la mia vita a smentire le fosche previsioni di Zucconi. 20 anni dopo lo incontrai a Milano, quando ero ormai uno dei principali editorialisti della stampa. Aspettavo quel momento da anni per sbattergli in faccia il mio modesto successo. Ogni tanto, infatti, io ci pensavo, se vedo Zucconi... Lo incontrai nella sede del Giorno. Stavo per dirgli, hai visto Zucconi, che hai sbagliato tutto? Ma lui mi strinse la mano e mi disse, ma Verselli, che cosa ci fa con quei torinesi? Venga con noi! E allora io sentii sbollire 2 decenni di risentimento. Abbandonai in un istante una rivalsa covata per 20 anni e lo abbracciai. La mia gavetta si è svolta tutta in ambito editoriale. Ho cominciato a lavorare al Mulino di Bologna, a un passo dalle Due Torri, nel 1976. Ho fatto il correttore di bozze per 1 anno e mezzo. Ho perso qualche diottria, non troppe, e ho imparato tutto ciò che c'è da sapere sugli accenti e sugli apostrofi, che si scrive chiacchiere e non chiacchiere, scombicchierare e non scombicchierare. E ancora adesso, quando leggo un libro o un giornale, mi irrito quando vedo errori d'ortografia, tipo un po' con l'accento, qual è con l'apostrofo sulla L, 2 anni fa con l'accento sulla A. Poi ho fatto la mia onesta carriera, arrivando fino allo staff della direzione editoriale e alla direzione della rivista Il Mulino. La vicenda giornalistica è venuta piuttosto tardi, quando nel 1986 Pier Vittorio Marvasi divenne direttore della Gazzetta di Modena e mi chiese di collaborare. Scrivevo un editoriale ogni settimana, di solito la domenica, per 25.000 lire nette. Marvasi e io avevamo un certo successo in città. Il giornale divenne un punto di riferimento. Si suscitavano discussioni e qualcuno cominciò a seguirmi. Si accorse di me Il Resto del Carlino. Passai al giornale bolognese nel 1988. Mi offrirono 300.000 lire ad articolo. Allora ero un buon giocatore di poker e storsi la bocca. Ne portai a casa 500.000. Lorde, mica male. Adesso non sarei più capace di giocare in quel modo. Non c'è mai stato un primo giorno in redazione. Di solito quando entro in luoghi dove la gente lavora e ti guarda con visibile sospetto, sono molto intimidito. Ti osservano come portatore di probabili fastidi e tu inutilmente sorridi, fai il cordiale. Si vede benissimo che le redazioni tirano un sospiro di sollievo quando te ne vai. Il primo articolo che ho scritto fu una sorta di lettera aperta alla Gazzetta di Modena in cui sostenevo che la città era un mortorio, incapace di valorizzare gli spiriti liberi, priva di outsider intelligenti. Concludevo poi dicendo che Modena era davvero la città dei tortellini e dello zampone, cioè i simboli di una cucina che macina tutto. Seguì un formidabile dibattito che durò per settimane con grande soddisfazione di Marvasi. Ah, io la penso ancora così, eh. Modena è una città che tende al conformismo, agli atti codificati, all'omologazione, produce molto e critica poco e soltanto mugugnando. Mi di caso, i modenesi eccellenti sono tutti fuori. Chi a Bologna, chi a Roma, chi a Milano, chi in politica,
nei giornali. Forse fossi stato meno timido se avessi avuto più iniziativa e coraggio subito dopo la laurea, sarei andato a fare l'abusivo al Carlino. Mi sarei presentato, avrei chiesto di collaborare e sarei diventato giornalista con decenni di anticipo. Ma io ho lavorato in una delle più importanti case editrici italiane e ho potuto godere del vantaggio impagabile di una formazione culturale permanente. Dato che ogni giornata si rivelava una sfida intellettuale, circondato com'ero da intellettuali importanti, ho imparato quasi tutto lì. Sono ancora grato al mio insopportabile maestro, Giovanni Evangelisti, al quale ho cominciato a voler bene, quando sono uscito dalla casa editrice, nel 2000. Fare il giornalista oggi è una professione ambita, per motivi ormai misteriosi. Gli stipendi, anzi i compensi, sono bassi per i principianti, se non addirittura ridicoli, e le possibilità di accesso sono sempre minori. I giornali sono tornati in crisi e ormai l'informazione è una galassia priva di confini. Il web, le televisioni, il cartaceo, i giornali free. Il mestiere si dequalifica, gli inviati sono praticamente scomparsi. Il giornalista sta al desk, fa l'aggregatore di notizie, mette titoli, sommari, didascalie. Però evidentemente a qualcuno piace ancora. Anche se l'ambizione di fare il giornalista deriva di solito dall'amore per la scrittura, ma ormai per la maggioranza di chi fa questo mestiere la scrittura è un fattore in secondo piano. Se ho mai fatto marchette, tutto quello che faccio è una marchetta, scherziamo. Il giornalismo non è affatto un mestiere nobile, è azzardo, intelligenza, cinismo, amore per i particolari, spregiudicatezza, raccontare in due parole le centinaia di pagine che non si sono capite. Quelli invece che arricciano il naso e fanno gli snob sono gente fortunata. Noi veniamo dal popolo e ci piacciono quindi le cose popolari. No, non ho una giornata di lavoro standard. Se non devo uscire, leggo ogni giorno, tutti i quotidiani nazionali praticamente, leggo, sì, si fa per dire. Mi accorgo spesso che coloro che leggono bene un solo giornale sono più precisi e circostanziati di me, che ne scorro 15. Quando mi stanco di scrivere, io mi stacco dal computer e faccio qualche esercizio al pianoforte, sì, l'ultima delle mie frustranti passioni. Poi, quando rimango deluso dai risultati per l'ennesima volta, di solito dopo circa 5 minuti, riprendo a scrivere. Ho imparato molto dalle critiche e dalle insoddisfazioni altrui. La cosa fastidiosa è che gli altri hanno quasi sempre ragione. Invitano a semplificare ed andare all'osso le critiche. Mi piaceva Gianni Brera, che ha inventato una lingua. Le sue cronache sono perfette ancora oggi. Il suo libro Storia critica del calcio italiano, probabilmente scritto in un mese durante le ferie, offre una prosa perfetta. Poi ammiro il Giorgio Bocca, cronista, quello che ha descritto la modernizzazione italiana negli anni 60, e tanti altri ancora. Credo che il segreto per non invecchiare consista nell'invidiare la bravura altrui. Ecco, invidiarla e cercare di emularla. Per dire, io invidio il modo in cui Ezio Mauro scrive appellandosi ai principi di una coscienza repubblicana, ma invidio anche la forza ottocentesca delle polemiche dell'ex marxista Giuliano Ferrara e addirittura, lo confesso a malincuore, il pensiero chiaro e distinto di Sergio Romano, di cui non condivido quasi nulla, ma leggo quasi tutto. La prima soddisfazione della mia carriera è il primo articolo firmato in prima pagina. La seconda è quando questo articolo scritto per la Gazzetta di Modena viene chissà come ripreso da una rassegna stampa nazionale del TG3. E ancora adesso, quando ricevo le lettere di critica o di consenso, sono molto contento. Solo il silenzio uccide. So tuttavia che il minimo errore mi angustia. Una volta sulla stampa ho scritto Les Italiennes, scritto Italiennes, anziché Les Italiens, scritto Les Italiens. Sono stato male per una settimana.
Al Messaggero ho definito Cesare Previti ministro degli interni anziché della difesa. Per fortuna che me l'hanno corretto in redazione, non di meno mi sono vergognato come un ladro. Non ho mai fatto uno scoop, credo. Il mio mestiere è provare a interpretare la realtà contemporanea cercando di vederla fuori dagli schemi. Quando sulla Repubblica ho descritto la politica italiana come un format, e mi sono accorto che tutta l'Italia che vive in formazione ne parlava bene, beh, mi sono detto, Berselli, come te, ce ne sono pochi. Ma poi ho riacceso il computer e ho ripreso a scrivere. Non è vero che ogni commento, ogni articolo deve essere geniale per forza. Il giornalismo è un lavoro, è assiduità. Si migliora scrivendo, non distillando rari concetti dall'empire o di un lessico illuminato dalla divina ragione. A me piacciono gli scoop intellettuali, vedere quello che gli altri non hanno visto. Deve essere stato Goethe che ha detto il genio è la capacità di vedere l'ovvio, il passato. Il passato è passato. Oggi la qualità media si è molto elevata, un Biagi, un Bocca, un Montanelli, oggi farebbero fatica ad emergere. La qualità viene sempre o quasi sempre a galla, ma processi di identificazione popolare come quelli avvenuti con alcuni protagonisti del giornalismo italiano attualmente sono improbabili. Oriana Fallaci era una bravissima cronista in gioventù. Con l'età le è venuta la mania di fare romanzi bruttini, bruttoni, con il suo italiano sempre curvato dal fiorentino, io voglio, fo, per il mio piacere, ma facciamo il piacere. È una psicologia selvaggia secondo cui nel mondo esisteva soltanto una persona superiore ad Oriana, la Fallaci. Ma tutti danno lustro alla categoria. La categoria esiste perché ci sono grandi intellettuali e sublimi cialtroni. Le differenze in materia sono proprio irrisorie. Si diventa una firma firmando, cioè lavorando. Prendi un intellettuale, un filosofo, un politologo, e mettilo alla prova sui giornali. Non funziona quasi mai. Pochi ce la fanno. Non si può pubblicare una pagina del manuale di filosofia, non conviene rifarsi alle grandi idee, agli schemi della scienza politica. Occorre applicare una cultura generale al caso specifico, alla notizia. E quindi non è affatto detto che un bravo studioso sia in grado di essere efficace quando deve stare sul pezzo. Le tecniche per scriverlo sto pezzo? Beh, ci penso prima. A lungo, Poi sono rapidissimo. Quando ho tempo, impiego delle mezz'ore a cercare una formula efficace, a cambiare una parola. Di solito in questo modo il pezzo migliora come qualità. A volte perdo un po' di immediatezza. Vabbè, insomma, non sono mai contento. Io rileggo sempre molto, perché a me piace occuparmi di cose che non conosco e quindi mi documento. Sono fiero, o meglio, abbastanza soddisfatto di tutto quello che faccio, senza distinzione fra articoli importanti, articoli meno significativi. Certo, quando feci il pezzo sulla Repubblica dedicato al fattore C, cioè alla fortuna di Prodi, ero convinto che l'articolo era un pezzo di bravura, ma anche certi articoli come la politica come format sono piaciuti perfino a me. L'obiettività. L'obiettività esiste quando uno dice o fa capire da che parte sta e non nasconde i fatti e non maschera le opinioni. L'obiettività astratta è un'invenzione finta anglosassone. Sempre meglio la stima dei lettori. Solo che i lettori che ti stimano stanno zitti, non ti scrivono, mentre i detrattori ti riempiono di insulti, critiche, ti danno dello stupido, o peggio del venduto. Adesso poi con i blog c'è una quantità di gente che si sente in grado di criticare, mentre io col passare del tempo critico sempre meno. Mi accontento di descrivere. E ogni volta che devo fare un pezzo complicato io mi riempio di dubbi, di adrenalina, come se fossi un ragazzino alle prime prove.
ma evidentemente sono ancora un fanciullino davanti alle difficoltà del mestiere. Un buon attacco è quello che dice subito di che cosa stiamo parlando. Io detesto i giornalisti che la prendono alla larga. Dire tutto e subito, per favore. Dopo ci mettiamo i particolari, lo stile e una chiusa che dica al lettore: vedi che cosa succede? Ma noi, io che scrivo e tu che leggi, siamo in sintonia. Il gossip mi piace. Come ha detto un bravo psicologo, la diceria è una clac cognitiva. Il gossip è democratico. Una volta i pettegolezzi erano prerogativa solo della classe dirigente, da Gianni Agnelli in giù. Adesso, grazie ai rotocalchi specializzati e ad Agospia, tutti siamo praticamente sullo stesso piano. Io ho cominciato a scrivere per i giornali con una macchina per scrivere tedesca, una Olimpia. Scrivevo a mano, poi ricopiavo sulla carta quotata. Un passaggio significativo è avvenuto quando sono riuscito a scrivere direttamente a macchina, con poche correzioni a penna. Poi sono passato al primo Macintosh nel 1989 e ancora adesso preferisco Apple, anche se non sono un feticista. Che cosa significa essere giornalisti? Andrebbe chiesto a un giornalista. Io sono uno che scrive. Un articolo è perfetto quando sta nel numero di righe previsto, viene consegnato all'orario stabilito, ha un buon inizio, una buona parte centrale e una decente conclusione. E naturalmente anche se riesce a dire qualcosa, ecco, l'italiano deve essere corretto, cioè senza errori di ortografia e di grammatica. Sulla sintassi siamo tolleranti, poche parole straniere se non servono, poche citazioni latine, tanto vengono spesso sbagliate. Poi se uno è brillante, ma sì, gli concediamo tutto, l'importante è farsi capire, se si è anche divertenti, eccitanti, eccetera, tanto meglio, ecco. Quello che mi disturba sono le frasi fatte, gli editorialisti che dicono intendiamoci, oppure diciamo la verità, come se fino a quel momento avessero detto bugie. Oppure i commentatori che annuiscono pensosamente stabilendo cose come bene ha fatto il Presidente della Repubblica, ma chi se ne frega del tuo parere commentatore. Poi mi danno fastidio gli aggettivi prima del sostantivo, si può quasi sempre posporre, è meglio. E disturba moltissimo il giornalese, l'artisticità, il minare il camperlaia, le raccomandazioni contano dappertutto. L'Italia è un paese in cui il merito è una parte secondaria delle carriere. Conosco un importante giornalista che da direttore di un quotidiano ha fatto morire un papa con un giorno di anticipo e ancora viene ritenuto candidabile a posizioni di prima fila. In un paese anglosassone sarebbe a chiedere l'elemosina. Per me lavorare per i giornali è un lavoro che non finisce mai. Quando non scrivo, leggo per scrivere, studio per scrivere, programmo le mie giornate per scrivere. Il sempre meglio che lavorare riguarda un tempo lontano dove l'alternativa era fare fatica fisica. Adesso lavorare è per molti un piacere. Speriamo che non diventi un privilegio. No, non credo che si possa smettere di essere giornalisti. Si è giornalisti perché si è curiosi e la curiosità non finisce mai, credo. Io occupo un posto in mezzo agli altri, le prime donne mi piacciono poco. C'è nel giornalismo una parte di lavoro collettivo che arricchisce le individualità, in Fede e Edmondo Berselli. E adesso passiamo alle arti del comunismo, le armi del comunismo. Le armi del comunismo. Questa storia l'ho già raccontata tante volte, ma siccome si dovrebbe sapere che certe storie è bello sentirle di nuovo, anche se sono risapute, la racconto un'altra volta. Se questo metodo del dire e ridire non vi piace, potete interrompere lo streaming, ma sapete, il piacere di raccontare è uno di quei piaceri antichi, roba dei tempi andati,
che fa tornare in mente le filastrocche dei bambini, le antiche serate nella stalla, quando gli adulti giocavano a briscola fino a tardi fra il calore delle vacche, si facevano reciprocamente i segni tirando fuori un accenno di linguetta, alzando arbutamente la spalla. Sapevano indovinare tutte le carte all'ultima mano, tanto che non c'era neanche bisogno di fare l'ultimo giro e di scagliare sulla tavola le carte unte e pesanti, perché si erano già calcolati i punti e si sapeva chi aveva vinto. Dopodiché tutti andavano a dormire odorosi e tiepidi, altro che i deodoranti. L'igiene era il bagno nella mastella il sabato pomeriggio. E allora, se si guarda benevolmente al passato, bisogna provare a ricordare il tempo in cui in Emilia tutti erano comunisti. Voglio dire, erano un po' comunisti anche gli anticomunisti, benché rifiutassero orgogliosamente di confessarlo e a vedere le bandiere con falce e martello facessero gli scongiuri. Tanto per dire, c'era della brava gente, come mio padre, che non andava a fare la spesa nei negozi delle cooperative rosse e lo impediva anche a mia madre per paura che i soldi finissero alle botteghe oscure o nelle misteriose casse dell'Unione Sovietica. Qualcuno covava l'oscuro timore, più oscuro ancora, delle botteghe oscure che i quattrini finissero al Soviet Supremo, al Comitato Centrale del Partito Comunista Russo o al Politburo, e che magari venissero usati per finanziare le grandi imprese astronautiche dello Sputnik e il lancio nello spazio della povera cagnetta laica, pagando così ai bolscevichi la corda propagandistica con cui impiccarci, grazie alla superiorità tecnologica del paradiso socialista in terra, o spedirci un missile direttamente nel sedere. Che male! I più informati sapevano che viceversa i soldi Mosca li sganciava al PC e avevano preoccupazioni d'altro genere, ma alla COP non ci mettevano piede lo stesso. Eppure la tentazione di mettere piede alla festa dell'unità veniva lo stesso, anche se ancora cercavano di dribblare gli attivisti all'ingresso che ti guardavano con ricattatoria intenzione proletaria, reclamando muti, un'offerta per il movimento operaio, il giornale dei lavoratori. È anche vero che a ogni elezione, a guardare i risultati sui quotidiani, c'era da tenersi la pancia da ridere. I giornali nazionali pubblicavano sempre un riquadrino in cui si segnalava qualche record emiliano nel voto del PC. 65% a Rubiera, dico 65, mica uno scherzo, alla faccia di Fanfani e dei preti. Avanti o popolo dunque, con il glorioso movimento dei lavoratori. E anche i preti, si diceva per dire, perché le grandi masse cattoliche bisogna rispettarle. Perché alla fine è anche vero che trovarsi di fronte alla questione di amministrare le città e i paesi impone uno spirito particolare. Nelle sezioni comuniste, anche periferiche, si poteva discutere all'infinito l'ultima mozione al congresso comunale e provinciale, che poi sarebbe confluita nel congresso regionale e nazionale e magari ripresa in un passaggio dal compagno Palmiro Togliatti, segretario del PC e grande dirigente del Partito Mondiale, sicché anche il compagno Balestrassi di San Giovanni Persiceto poteva ritrovare nelle parole del signor segretario la traccia della propria riflessione e diventare orgoglioso, ma senza insuperbire altrimenti il racconto della personalità o frazionismo, e il segretario locale si insospettiva. Ma nelle giunte municipali le chiacchiere contavano poco, dato che bisognava fare i conti con la realtà, con le associazioni industriali, con i padroni, con le imprese, con gli artigiani e anche con i compagni speculatori democratici, non so se mi spiego. Quello che è stato chiamato compromesso socialdemocratico nasce lì, a stretto contatto con un'economia che si evolve. Cioè, l'auto, la 500 e la 600 della Fiat, la comprano anche i compagni,
anche se qualcuno nei quartieri popolari di Modena e Reggio sfoggia delle scoda cecoslovacche molto rosse e socialiste, vantandone disperatamente la qualità della lamiera 0,8 mm contro i miserabili 4 delle auto del signor Valletti, del signor Agnelli, gran capo schifiltoso dei padroni italiani. Lo capisce anche un bimbo che quando l'operaio compra la macchina, il socialismo cambia. Le idee fisse del passato se ne vanno. Le bandiere rosse, bene. La sfilata dell'Ampi con le medaglie d'oro della Resistenza. Le donne dell'UDI che ricordano i dolori delle mondine cantano «Se benché siamo donne, paura non abbiamo». Benissimo. La lista Due Torri a Bologna, ottima anche quella, ma meglio ancora la realizzazione della fiera. E il progetto della tangenziale, nonché la vacanza con la famiglia alla pensione Irma di Cesenatico. E soprattutto, silenziosamente, senza farne nemmeno parola, addio alle vecchie storie sull'ora X, il momento sospirato della mobilitazione rivoluzionaria. Della rivoluzione non parla più nessuno, chissà com'è. Raccontava così Guido Fanti, che fu un sindaco illuminato di Bologna prima che i compagni lo sbolognassero, che un'estate venne in visita a Bologna il compagno Molotov a vedere in azione la poderosa macchina pragmatica del socialismo emiliano. Per la verità, Fanti, dopo aver letto questa mia storia, sostiene polemicamente che io sarei un tipo impreciso, in quanto che venne il compagno Boris Ponomariov, non Molotov. Ponomariov, un omino magro, taciturno, con la testa pelata e la vivacità espressiva di un busto di marmo, secondo la come sempre accurata descrizione dell'ambasciatore Sergio Romano, gran conoscitore di tutte le Russie e di tutta la storia mondiale, compreso il patto Hitler-Stalin. Ma siccome il suddetto Ponomariov non lo conosce più nessuno, mentre il citato Molotov ha dato nome alle celebri bottiglie, io persevero diabolicamente nell'errore. Dunque, l'austero Molotov partecipò impettito nella sua giacchetta sovietica a un fine settimana autenticamente emiliano di pranzi e cene. I comunisti bolognesi volevano fargli capire che la storia del materialismo loro l'avevano presa sul serio. L'uomo è anche ciò che mangia, come aveva detto un filosofo tedesco precursore di Karl Marx. Ma che cosa vuoi che ne sappiano i tedeschi, benché filosofi e materialisti, che sono gente che mangia cervi con la marmellata di mirtilli? Vi è ben quel che gli facciamo sentire lo zampone con lo zabaione o con i fagioloni bianchi, a preferenza vostra. E quindi sfilate di partigiani e tortellini, dimostrazione del lavoro dei servizi sociali e tagliatelle, incontro con la rappresentazione dei compagni gasisti e lasagne. Alla fine della visita, dopo l'ennesimo assalto gastronomico al suo equilibrio biofisico, il moscovita prese da parte il compagno Fanti e con un'aria complice, stirando le labbra sovietiche, gli chiese: «E le armi?» Sbigottimento di Fanti. «Quali armi? Dove le tenete, le armi?» insisteva Molotov, con l'occhio illanguidito dal pignoletto, dall'albana, dall'ambrusco di Sorbara e da diverse bottiglie di nocino proveniente da Pavullo. Con la sua dialettica petroniana e con la sua logica filsinea, Fanti provò a spiegargli che il comunismo alla bolognese era qualcosa di pratico, roba tutta impegnata nel lavoro e nella costruzione della pace. Ma la sfinge non demordeva. «Fatemele vedere!» E fin qui arriva la storia ufficiale, sulla quale nei giorni successivi i comunisti bolognesi si sono divertiti molto. «Voleva vedere le armi, pensa te, le armi!» Poi però c'è la storia leggendaria. Una versione non autorizzata che complica un po' le cose. Secondo questo racconto anonimo,
il lucido Fanti, imbarazzato di fronte al dirigente sovietico che non voleva saperne della pace e del lavoro, fu costretto a confidarsi lì per lì con i compagni in un consulto un po' affannoso. «Vuole vedere le armi!» Non disse questo coglione, ma lo fece capire con un cenno di sbieco del labbro superiore. Insiste, non cede. «Ma che si può fare?» «Oh, se pretende di vedere le armi», tagliò corto uno di quegli spicci, «facciamogliele vedere, basta organizzarsi». Si organizzarono e alla svelta saltarono su una capitalistica Fiat 1100 e portarono il compagno Molotov in un caseificio in campagna appena fuori da Borgo Panigale. Il casaro, Aures Boldrini, era un compagno di quelli fidati. Si erano fatti quasi le due dopo mezzanotte. La campagna intorno era umida, faceva quasi freddo. Il casaro, tirato giù dal letto in fretta e furia, rabbrividiva. «Le armi? Quali armi?» Molotov apprezzò con un ghigno sovietico. «La riservatezza innanzitutto, bravo compagno, un dovere assoluto, un imperativo morale per qualsiasi militante del movimento operaio internazionale». Il sindaco democratico e pacifista Fanti, che sudava gelido, ebbe a malapena la prontezza di strizzare l'occhio. «Le armi, eh? Le armi, le armi, le le armi, le armi». Il compagno casaro si era svegliato del tutto. «Oh beh, ma son là dentro», disse ergendosi nella sua coscienza socialista e indicando un magazzino praticamente sull'attenti. «Sono là dentro, 660 pezzi perfettamente stagionati, lei mi capisce». Fanti e gli altri riuscirono a portare via Molotov senza fargli vedere le forme di grana padano che da 24 mesi giacevano sugli scaffali, diffondendo anche all'esterno un odore, un aroma, un afrore che ancora qualche decennio dopo il vecchio Fanti ricorda con il sottile piacere che talvolta si accompagna nella memoria ineffabile sensazione dei pericoli scampati. Fine. Ecco qui. Grazie, volevo ringraziare a tutti per essere stati con noi alla lettura e volevo ringraziare a nome di Emilia Romagna Teatro, Città di Modena e anche Beppe che ci ha invitato a partecipare a questa iniziativa, alle celebrazioni di Edmondo Berselli. E vi saluto, vi ricordo l'appuntamento, come diceva anche prima Beppe, mercoledì e sabato, sempre alla stessa ora che dovete tornare alle 19, con Diana Manea mercoledì e sabato con Michele Dell'Utri, con altre letture per concludere la settimana berselliana. Ecco, quel gran genio del mio amico. Quindi c'è rimasto ancora qualcuno, Beppe, c'è per salutarvi tutti quanti, se no io andrei. Ciao.